e soprattutto con delle garanzie di funzionamento che permetta di dare solidità alla mia esecuzione anche dal vivo con i soldi sintesi su computer Windows. Non è una novità, anche negli studi di registrazione dove queste dinamiche sono un po' dilatate, dei lunghi tempi di attesa che possono intercorrere a causa di blocchi di apparecchiature informatiche vendite a registrazione non basate su software vivo tipo Linux, non basate su altri tipi di piattaforme. Eccolo qui, questa è la descrizione di questo singolo cavetto che uno può comprare anche su internet, per esempio questo qua l'ho comprato 3 mesi fa, 5 euro di pezzo e 5 euro di spedizione, quindi l'investimento da fare per questo collegamento è degli ordini di 10 euro, spedizione ti arriva a casa completo. Logico che ne esistono anche un po' di più sofisticate che hanno anche altre funzionalità aggiuntive, hanno più porte accoppiate anche delle interfacce audio un po' più professionali, però se uno necessita del semplice collegamento da USB MIDI in e MIDI out, un 10 euro se la cava anche per fare questi esperimenti. Ma poi vedremo anche dei software che permettono anche di simulare la tastiera utilizzando la tastiera di un computer, quindi questa necessità di avere comunque una DTR tradizionale può essere bypassata. Se uno ha già una tastiera a casa con le uscite MIDI, oggi è benissimo usare quella, quindi fa un investimento minimo di 10 euro per fare esperimenti simili a quelli che farò io stasera. Abbiamo tutti gli ingredienti, quindi, spiegata un po' la storia, ambientata tutto quanto e capite le esigenze, vediamo come andiamo con il software, cioè cosa installare nel nostro computer per permetterci di fare dei giochi, suonare e poi usarlo in maniera opportuna. Naturalmente io, fissato con quello che è l'insegnamento, comincio un po' da distante il discorso e dico: Linux, com'è che gestisce il suonoro? Perché è logico che io, va bene, posso usarlo da profano, però se ho qualche nozione in più riesco a capire e comprendere meglio qual è il meccanismo con cui tutto quanto gira sotto. Diciamo che all'inizio i sistemi Linux avevano della gestione con le schede audio, con quei dispositivi che permettono di registrare e riprodurre il suono, basato su un sistema che si chiama OSS, Open Sound System. Questo mi interessa dirlo semplicemente perché adesso è sorpassato, è stato sostituito da un altro sistema che si chiama ALSA, un acronimo di cui adesso io non ricordo il significato, da sapere che alcuni programmi ancora funzionano col vecchio sistema, ma comunque sono abbastanza intercambiabili anche sullo stesso computer. Jack è una stratificazione. Cosa vuol dire stratificazione? Vuol dire che finché io uso una scheda audio di un computer, ci sono dei meccanismi un po' particolari per cui solitamente un solo programma può utilizzare la scheda audio alla volta. Naturalmente questo non va bene per le esigenze più sofisticate, cioè se io sto ascoltando una canzone e nel frattempo mi arriva un messaggio di posta elettronica, perché devo rinunciare al ding ding, al campanello che mi avvisa che è arrivato un messaggio? Ecco quindi che via driver su qualsiasi sistema operativo ci sono degli strati intermedi che permettono quindi di avere più applicazioni sul stesso computer che contemporaneamente utilizzano la scheda sonora. Il bello di Linux è che questi strati intermedi non sono fissi come gli altri sistemi operativi. Per esempio Windows ha quel sistema lì e basta. Mac OS X ha solo una gestione basata sul suo sistema audio. Sotto Linux, in base a diverse esigenze, abbiamo diverse possibilità. Quello che useremo noi sarà Jack. Per onor di cronaca, bisogna ricordare che esistono altri adatti a altri tipi di funzioni, può essere per esempio pulse audio, ECM, SDL ed altre sigle che però non trovano spazio questa sera nell'approfondimento dei sintetizzatori. Bene, adesso cominciamo un po' a mettere le mani nella marmellata. Ho fatto un po' questa lista della spesa, perché il sistema che uso io adesso su questo computer è un sistema basato sulla distribuzione Debian, è New Linux Debian. E New Linux Debian, dal punto di vista storico dell'evoluzione di Linux, è un po' la mamma della distribuzione Ubuntu e delle sue derivate similari. Per cui basta prendere nota di questi nomi assieme ad altri che elencherò più avanti e li troverete sia come software che si possono trovare per esempio sul Software Center di Debian o sull'Ubuntu Software Center,
per poterli installare e utilizzare con la massima semplicità. Una delle belle cose di Linux è proprio quello di dire: vado su questo centro di comando, conosco il nome del software, lo seleziono e lui si arrangia, lo installa e siamo a posto. Non lo voglio più, lo disinstallo, naturalmente tutto sparisce senza fare disastri, senza lasciare tracce ignobili in giro, e siamo a posto. QSynth cos'è? È un sintetizzatore. Praticamente, quando hanno cominciato ad attaccare strumenti da marche diverse una dall'altra, si sono resi conto che dovevano mettersi d'accordo per forza, perché non è giusto che il programma 1 sulla mia tastiera sia pianoforte e il programma 1 dell'altra tastiera dell'altra marca sia, per esempio, il Nokia Spiel. No, perché se io programmo un brano con tutti i numeri di brano corretto, è logico che sulla mia tastiera viene fuori giusta con tutti gli archi e violini a posto, lo faccio girare questo brano sull'altra tastiera e vengono fuori disastri dal punto di vista acustico. Quindi QSynth è un punto di partenza che implementa un expander, un modulo sonoro, in modo da far funzionare la quasi globalità delle basi musicali esistenti oggi sul mercato, che corrispondono agli standard musicali chiamati General MIDI o XG Yamaha. Questi standard prevedono che ci siano più banchi: c'è il banco principale formato da 128 suoni, c'è un canale apposito delle comunicazioni MIDI istruito per la batteria, cioè le percussioni, e anche sul kit delle percussioni hanno dovuto decidere che questo testino era la gran cassa, questo era il rullante, questo era il ton più alto, questo il triangolo, eccetera eccetera. Queste standardizzazioni che a fatica sono riuscite a convogliare nella volontà di tutti i produttori, mentre gli altri sono software un po' più esotici, diciamo così, perché OrganD è un software che simula le sintesi sonore degli organi elettronici, che possono, non so, simili a essere organi Hammond o similari. L'MSynth è un po' un sintetizzatore che ricorda le prime sintesi modulazioni d'ampiezza con cui erano stati creati i primi suoni, diciamo, esoterici dell'epoca. Poi ci sono altri strumenti, l'ultimo è degno di nota, è Aeolus, che è un simulatore di canne d'organo totalmente non di sintesi ma di calcolo matematico e fisico. Vuol dire che dei buon temponi, non li chiamo così, ma invece sono stati veramente dei bravi sviluppatori, hanno deciso di creare il suono dell'organo non partendo da dei suoni d'organo già registrati in giro a sale di incisione, chiese, platee, eccetera eccetera, ma hanno deciso di studiare le canne d'organo dal punto di vista fisico, ne hanno fatto un modello matematico e in base a questo modello matematico ne hanno modulato i suoni, quindi riproposti, in modo da poterli poi miscelare insieme in modo da simulare in tutto per tutto quello che è un organo. Ecco, prima di affrontare questa slide andiamo un po' a vedere queste applicazioni. Questo lo lascio qua. Insomma, scusatemi se mi do le spalle, ma purtroppo il computer con cui devo fare la presentazione ho scoperto un malfunzionamento con l'uscita monitor esterna, quindi questo qua piccolino però non mi permette di vedere in locale se proietto quello che sta dietro. Allora, una volta che voi installate un po' di software, tra cui anche questo qua, il Jack Audio Connection Kit, questo si chiama QJack CTL, che sta per Q come suono, Jack Controller, avete questa gestione per l'audio. Ecco, noi per adesso lasciamo spento tutta questa gestione dell'audio perché noi siamo interessati solo a vedere tutte le varie connessioni che si possono fare dal punto di vista MIDI. Vedete che ho un dispositivo USB MIDI cable che rappresenta proprio questo qua, è il connettore che esce dalla tastiera. La controparte dall'altra parte, che io questa sera non utilizzo, è l'uscita dal computer verso l'apparecchiatura esterna. Uno dice, vabbè, e fin qua cosa c'è di buono? Ecco, di buono c'è che io posso già cominciare a divertirmi e lanciare questo qua, che è di tutto e per tutto un sintetizzatore AM con tutti i vari parametri rappresentati come fossero le vecchie rotelline che erano presenti nei sintetizzatori dell'epoca.
La cosa simpatica è che, eccolo qua, il mio AMSynth è comparso dal punto di vista virtuale anche come tastiera con la sua presa di ingresso e di uscita. Allora cosa faccio io? Semplicemente trascinando il mouse. Connetto la mia tastiera al sintetizzatore sonoro di tipo M. Questi piccoli glitch, clic, purtroppo sono dovuti al fatto che, non essendo questo il computer deputato a fare la serata di stasera, non riesce a seguire tutte le dinamiche di generazione del suono, quindi mi lo rovini in generazione. Nonostante ciò, io posso vedere che io, muovendo queste rotelline, adesso mi fido un po' delle impostazioni dei programmi preimpostati, io posso generare diversi tipi di suono. Adesso è andato in crisi, devo capire perché. Ho capito io perché è andato in crisi, perché l'AMSynth funziona meglio se io faccio partire anche il substrato jack sonoro che mi gestisce non i collegamenti MIDI, ma la generazione e la gestione dei suoni campionati. Ecco. Adesso in teoria, se io rilancio l'AMSynth, lo ricollego al sintetizzatore, dal punto di vista audio vedo che lui, come fosse un jack delle cuffie, la mia uscita dell'AMSynth è qua fuori per la scheda audio. Adesso va meglio decisamente. Andiamo a testare altri tipi di suoni. È una semplice generazione di suoni, proprio semplice. Se uno fosse appassionato di elettronica, mi basterebbe una manciata di componenti, proprio una manciata, per realizzare il circuito che genera questi tipi di suoni. È basato su due oscillatori, quindi due meccanismi che generano le frequenze delle note, e questi vengono più o meno modificati da dei semplici filtri o dai vari parametri che possono essere impostati da altri circuiti integrati che danno quello che all'epoca veniva definito l'inviluppo di un suono. Capite che la veridicità e la fedeltà della generazione del suono lascia un po' a desiderare. Capite che con poco si fa, ma con poco si ottiene, perché definire questo un sillofono è abbastanza semplice, ci assomiglia lontanamente a uno strumento a percussione di modulo di legno, però per chi si accontenta e chi non ha o non aveva all'epoca qualcosa di molto sofisticato, poteva accontentarsi di questa sintesi sonora. Naturalmente da lì in poi, girando le rotoline più o meno con criterio a caso, genera anche suoni nuovi che non hanno il corrispondente in natura con strumenti musicali. E con questo diciamo che salutiamo l'AMSynth e andiamo a vederci qualcos'altro. Qualcos'altro, proviamo Hexter. Io non può dire Hexter, cos'è, cosa fa? Se qualcuno è un po' appassionato di strumenti musicali di altri tempi, può capire che Yamaha DX7 è stata una tastiera di tutto rispetto. È stata una tastiera che ha fatto la storia perché ha introdotto un nuovo concetto di sintesi del suono, e questi sviluppatori con Hexter hanno creato proprio, essendo passato tutto di tempo, sono entrati in possesso di tutti quelli che sono i progetti di questa tastiera e li hanno totalmente riprodotti via software. Quindi di fatto noi abbiamo tutti i suoni tipici di questa tastiera numerati dall'1, dal 0 al 127 e